Le bandiere sono a mezz'asta su tutte le sedi istituzionali della Regione Puglia per commemorare le 7 vittime del disastro aereo avvenuto nei pressi di Apricena, nel Foggiano, il 5 novembre scorso. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha proclamato il lutto su tutto il territorio durante le celebrazioni delle esequie. L'8 novembre, nella cattedrale di San Severo, si terranno i funerali di Maurizio De Girolamo, medico del 118, di ritorno a casa dopo il turno di lavoro sulle isole Tremiti. La camera ardente è stata intanto allestita nell'ospedale Teresa Masselli Mascia. I funerali dei piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli saranno celebrati dopo l'autopsia disposta per i prossimi giorni. Il consolato sloveno si sta inoltre occupando del rimpatrio dei corpi della famiglia, genitori e due figli adolescenti di Lubiana, che aveva deciso di trascorrere le vacanze in Puglia. Sulle cause della tragedia non ci sono ancora punti fermi, sono al lavoro i tecnici della Procura di Foggia e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, impegnati nelle analisi dei resti dell'elicottero. Nelle scorse ore, intanto, è emersa la testimonianza di un agricoltore della zona che avrebbe visto l'elicottero volare a bassa quota prima dello schianto, avvenuto in un momento in cui la zona era ricoperta dalla nebbia.